Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è sabato, i bambini stanno ancora dormendo, sono le 8:15 tipo, allora io ne approfitto mezz'oretta per giocare con la PlayStation. Sto giocando a Gran Turismo Sport e poi alle 9 parto con tutte le faccende che devo fare, tutte le cose che devo fare oggi. Ovviamente in queste faccende vi porto insieme a noi e basta. E quindi adesso gioco un po', sto prendendo le patenti, lì ho già preso quelle d'oro, c'è cioè bronzo, argento, oro, cioè oro, argento, bronzo. E ieri ho anche sistemato le unghie perché c'era la ricrescita, non mi piaceva, perché appunto per il battesimo di domani non ve le faccio vedere da vicinissimo perché non sono venute molto bene. Però perlomeno danno un altro aspetto alla mano e abbiamo fatto questo. Mi hanno aiutato Sabrina e Giada sul pollice, sul medio e sul mignolo. Abbiamo messo i brillantini e basta. Adesso vado a. Volevo arrivare almeno fino lì e poi basta. Poi smetterò di giocare perché comunque le faccende mi attendono. Vabbè, una Nissan, ce la faremo piacere. Però ho preso tutte le patenti d'oro, almeno le prime 8, da sola. Vabbè, lì il letto se l'è fatto Giada, i letti sono fatti, le scrivanie montate. Qui c'è quella di Giorgia e là quella di Sabrina. Mancano ancora le sedie, ma per quelle ci vorrà ancora un bel po'. Per il momento si arrangiano con le sedie che abbiamo di sotto. Quando vengono a fare i compiti, le prendono, vengono su, fanno i compiti, poi. Quando hanno finito le prendono, le riportano giù e per il momento facciamo così. Là c'è anche Olivia e poi quando potremo prenderemo anche le sedie. Intanto hanno le scrivanie, qua ho già posizionato le cosine di Giorgia
E lì ho posizionato lo zaino e il libro di Sabrina. E boh, qui, ecco, qui vi volevo far vedere. Vabbè, là mi ha messo un, come si chiama? Un piumone dei cani per dormire d'inverno, da mettergli per terra. Poi là c'è il borsellino di Giada e sotto c'è lo zaino di Giada. E sotto ancora, come potete vedere, i libri. Invece in quello in fondo non c'è niente perché ovviamente rimanendo dietro al letto non riesce a mettere. Ci sono ancora da mettere a posto le due colonne e l'armadio di Giorgia, che se riesco lo facciamo oggi, altrimenti vediamo un attimo. Comunque adesso è ora di andare a preparare il pranzo. Davvero? Ah no, è aperto. Buongiorno. Allora, oggi è lunedì e continuo, il vetro è ancora da pulire, e continuo il vlog di domenica, di sabato oggi, perché domenica, come sapete, c'è stato il battesimo e quindi sarà un video a parte. Diciamo che la giornata è iniziata bene, poi è proseguita male, nel senso perché ho avuto una brutta notizia. Vi avevo detto qualche tempo fa che mio zio non stava bene e purtroppo ieri è mancato, quindi diciamo che ecco, la giornata è andata un po' così. Ovviamente per Pia abbiamo cercato di tenere sul morale perché comunque lei alla fine non ne può niente, poverina, però ecco, diciamo che la giornata non è stata meravigliosa. È continuata abbastanza bene come vedrete poi dal video, però comunque il pensiero c'era. Poi ieri sera con mia sorella siamo andate da mia zia e ho lasciato ovviamente i bambini a casa con Maurizio perché era impossibile portarli comunque in una situazione del genere, ecco. E siamo state un po' lì e poi siamo andate a casa. E domani mattina per me, che è martedì, ci sarà il funerale e quindi niente, domani sarà un po' una giornata così, ecco. E quindi questo video alla fine sì, avrete visto cosa abbiamo fatto sabato, che abbiamo sistemato, messo in ordine, eccetera. E poi ecco, con questa clip concludo quel video lì. Mamma, trovi? Che c'ho qui? Un buco. Trovi? Un buco. C'è un buco, no? Ah, un neo. È un neo. Adesso siamo dai sindacati che devo andare a ritirare la copia del 730 che non mi sono fatta dare l'altra volta quando sono venuta e poi andiamo a casa. Sì. Inizierò poi un altro vlog, però ecco, se vedrete vari momenti, non saranno sempre dello stesso giorno, perché appunto domani mattina già per esempio sarà una giornata un po' così, e quindi penso che non, cioè che ci vedremo magari poi direttamente nel pomeriggio, eccetera. Comunque volevo salutarvi e ringraziarvi già anticipatamente perché so che mi starete, cioè che sarete presenti come al solito. E niente, stamattina siamo andati a ritirare, a prenotare le torte perché, come dicevo appunto di Pia, anche se ovviamente l'umore degli adulti non è altissimo, comunque i bambini non ne possono niente e non è giusto che loro non abbiano, nel senso, la loro festa, anche se mi dispiace e capisco benissimo se i miei zii non verranno, perché comunque capisco che non è semplice, comunque era loro fratello. Perciò voglio dire, capisco benissimo. Comunque la festa ai bambini domenica, come programmato, la faremo, anche perché soprattutto Gabriele ha già aspettato, direi, a sufficienza. E poi piano piano, quando, anche se le persone non sono venute, comunque le bomboniere verranno consegnate, perché alcuni magari per un motivo, altri per un altro, non sono potuti venire, darò comunque
la bomboniera. Niente, adesso scendiamo. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!